E continuare la nostra trasmissione. Questa sera proseguiamo con un appuntamento molto importante. Ogni tanto facciamo un collegamento con il dottor Pierpaolo Murosini, anche questa sera appunto è con noi e con lui naturalmente parliamo di problemi legati alle vaccinazioni, alla pandemia, tutto quello che ha contraddistinto un po' questi nostri incontri, queste interviste, questi anche fili diretti che abbiamo avuto con la partecipazione anche dei nostri radioascoltatori su questo tema ormai da più di un anno. Bene, intanto lo saluto, buonasera Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, siamo quindi in diretta streaming, Facebook e in diretta FM. Allora, vediamo un po', perché poi magari cerchiamo anche di fare la stessa sperimentazione che abbiamo fatto l'altra volta, cioè lasciando libero il numero di telefono, quello canonico, quello per i fili diretti, che è lo 071 757 4429, qualora gli ascoltatori avessero dei dubbi o delle domande da fare, dei dubbi naturalmente da sciogliere, da risolvere, legati, e ce ne sono tanti da quello che si sente in giro. La gente non sa, ma mi conviene vaccinare, mi conviene fare la seconda dose, ho i miei dubbi, ho le mie perplessità, ecco, e quindi si ritorna a parlare. Prima aspettavamo tanto questo vaccino come soluzione di tutti i nostri mali, come l'elemento salvifico della nostra esistenza. Adesso che magari questa vaccinazione sta proseguendo anche a ritmi particolarmente anche sostenuti o comunque soddisfacenti, e ci domandiamo: ma vale la pena vaccinarci? Ma siamo un po' schizofrenici oppure c'è una motivazione giustificata su questo, Barò? Dunque, che valga la pena non c'è ombra di dubbio. A posto. Quello che forse rende dubbiosa le persone, ma che in realtà è un dubbio che abbiamo tutti, è se si tratta di un vero vaccino, che quindi ti dà un'immunità, e questa immunità è permanente, o si tratta di una terapia, perché quello che fa questi vaccini, quello che fanno tutti questi vaccini, chi più chi meno, chi con più effetti collaterali, chi con meno effetti collaterali, è quello non di evitarti di ammalare, ma se ti ammali di non avere malattia grave. Essenzialmente è qui il punto, quindi concettualmente è più una terapia che un vaccino, quindi nell'ambito di questa terapia, che è una terapia preventiva, non da fare nel momento in cui c'è la malattia, l'opportunità di vaccinarsi è l'unica opportunità che ci abbiamo per poter venire fuori da questa pandemia. Sì, questo è chiaro. Tu dicevi che c'è da valutare il grado di immunità e la durata di questa immunità, perché c'è il rischio. Qui non si sa niente. E quindi è abbastanza. Tutto questo, però incoraggiato. Migliorano, perché fino a ieri non si sapeva niente, e poi è uscito questo bellissimo articolo pubblicato su Nature, che ha valutato in pazienti volontari che andavano incontro, che avevano avuto la malattia Covid, mediante prelievi di midollo osseo, la presenza dei blasti, cioè delle plasmacellule blastizzate, che sono in grado di produrre anticorpi in modo rapido, cioè hanno una memoria, e quindi come si avvicina un facsimile di Covid, invece di metterci 4 settimane, producono anticorpi nel giro di 5-6 giorni. Ah, buono questo. Questo è sperimentato oppure è un'ipotesi scientifica? La tecnica di isolamento di queste cellule dal midollo. Ma no, questo è una diagnosi. Una diagnosi proprio. Sì, quindi tu valuti attraverso
questo prelievo di midollo quante cellule blastizzate di plasmacellule che sono in grado di produrre velocemente anticorpi tu c'hai nel corpo e per quanto tempo rimangono. Allora, questo è certo, e infatti tutti ormai lo vanno dicendo, che rimangono per almeno 12 mesi, quindi un anno di immunità, anche se gli anticorpi nel sangue si sono abbassati e sono quasi assenti. Quindi non è tanto l'immunità, la presenza di anticorpi nel sangue, ma la presenza di queste cellule in grado di rispondere rapidamente. Cioè rimane questa memoria all'interno dell'organismo, del sistema? Rimane, esatto, rimane per 12 mesi, dice, perché non per 24? Perché il test è stato fatto fino a 12 mesi. Per vedere se rimangono anche a 24, ecco, bisogna fare o agli stessi volontari o ad altri volontari un campionamento di midollo osseo per vedere se a 24 mesi sono ancora presenti e così via. Quindi in questo momento si può rispondere che la protezione dura 12 mesi e che non si sa se può durare anche di più. Ho capito. E intanto ricordiamo che stiamo parlando appunto con il dottor Pierpaolo Mulosini, che è stato primario del Dipartimento di Medicina di Ascoli, adesso è impegnato con la telemedicina, con il progetto Demapeta, l'ho pronunciato bene perché e che è quindi cioè la medicina appunto a distanza, che si avvale di numerosi professionisti per valutare lo stato diciamo così del paziente e quindi formulare un'eventuale diagnosi, sempre con la presenza del medico di famiglia che propone appunto casi clinici a questa equipe di medici. Senti Paolo, questa capacità di risposta immunitaria anche in assenza, diciamo così, nel corpo della positività, quindi tu dici rimane questa possibilità però in una persona vaccinata di poter dare una risposta immunitaria in più velocemente di quella che eventualmente si avrebbe, cioè quella di 2-3 settimane con il primo contatto con il virus. Ecco, ma questo vale anche per chi ha avuto il contatto, a chi ha avuto già il Covid? Vale per chi è stato malato e vale anche per chi ha fatto il vaccino. Sono stati sperimentati questi volontari, i prelievi sono stati fatti nei vaccinati e nei malati. La cosa interessante è che chi ha sviluppato immunità perché ha preso la malattia è più resistente a tutte le varianti del Covid rispetto invece a chi ha fatto il vaccino soltanto. Non è proprio un paradosso, perché sicuramente l'immunità non è fatta solo dagli anticorpi che producono gli anticorpi contro la proteina spike, sì, quella che è in grado di entrare nel polmone profondo. Probabilmente il nucleo capside è fatto di tante altre proteine verso i quali c'è una risposta immunitaria più ampia e quindi chi ha avuto la malattia è più forte di chi ha fatto solo il vaccino. Ecco, quindi quindi possiamo dire che il vaccino è utile, quello che si da parte anche di qualcuno si mette in guardia, l'abbiamo sentito anche dal premio Nobel Montagnere, è che potrebbe il vaccino intaccare il patrimonio genetico, è vero? Secondo te? Io non credo, perché l'RNA virale, perché è un virus a RNA, non va a entrare nella catena, nella doppia catena del DNA, perché lui agisce a livello della cellula sull'apparato del Golgi, quindi utilizza la tecnica di sintesi proteica dando le informazioni per sintetizzare questa proteina spike. Quindi non va al DNA e poi dal DNA riesce dal nucleo per andare nell'apparato del Golgi a sintetizzare la proteina.
va direttamente nell'apparato del Golgi e dà l'istruzione per la sintesi della proteina. Quindi non vedo che ci sia una possibilità di intaccare la struttura del DNA. Dopodiché il punto è quanto dura questo dentro la cellula, questo virus che induce la sintesi della proteina spike. E questo potrebbe essere un dubbio, nel senso che poi indotta la proteina spike, magari quella si lega a un altro virus banale e alla fine anche un altro virus acquisisce un tropismo per il polmone profondo. Ma qui noi siamo in piena fantascienza, non mi sembra che sia una cosa assolutamente improbabile. Ho capito. Senti, perché poi l'RNA degrada subito, il sistema, diciamo così, di triplette genetiche che si degrada con estrema facilità al calore, all'ultravioletto, e quindi non credo che possa sopravvivere a lungo dentro la cellula dopo che ha fatto la sua funzione di indurre la sintesi proteica. Quindi, ecco perché c'è questa necessità periodicamente, forse, quindi di ripetere queste vaccinazioni, no? Peraltro perché bisognerebbe ripeterle anche in relazione alla presenza di eventuali varianti, se dovessero insorgere, e di quale natura queste varianti, perché potrebbero essere varianti che possono essere trattate con il vaccino che stiamo somministrando. Esatto, in questo periodo gli attuali vaccini siano in grado di coprire queste varianti, come dicevi tu appunto prima all'inizio. Sì. Ecco, questo è un discorso che possiamo fare indifferentemente nei confronti di tutti i vaccini, o ritieni che ci sono dei vaccini più efficaci o meno? Tutti i vaccini differiscono solo nel vettore, chi è che porta dentro il corpo umano questo RNA Covid modificato. Scusa, ma chi è che interviene dovrebbe però togliere la radio, perché scusate, infatti buonasera a tutti comunque. Una domanda al dottore Morosini, per quanto tempo uno dovrebbe fare questo vaccino per frenare il Covid? Da qui, non so, a 2-3 anni, oppure basta solo un altro anno? Ecco, volevo sapere questa domanda. Grazie. Comunque l'abbiamo risposto. Abbiamo detto che per il momento è certo che un anno dura. Un anno o due, certo, comunque questo. Quindi questo, questo ci potrebbe aiutare a tornare alla vita normale nel frattempo. Poi se è una terapia, se è più che un vaccino, è una specie di terapia, e vanno fatti richiami in continuazione. Cioè al primo allarme, al primo positivo Covid-19 che sta male, che è malato, che ha sintomi, e isolato il virus Covid-19 o nativo o mutato, e allora a quel punto bisogna che chi ha già fatto il vaccino si ripratichi un altro richiamo per evitare di andare incontro a malattia. Comunque potrebbe essere anche una malattia molto più attenuata e comunque facilmente più affrontabile. Questo è tutto quello che ci Già questo è un po'. Siamo nella fase sperimentale. Rientriamo in poche parole, speriamo sempre al più presto di poter trattare il Covid come un'influenza stagionale in cui magari ci vacciniamo. Io credo che è quello, infatti. C'è un grande spavento perché è un po' più cattivo dell'influenza stagionale, però il meccanismo è quello, cioè chi si vaccina contro l'influenza e ripete il vaccino tutti gli anni, che fa? E si vaccina in autunno, però non in estate. Si vaccina tutti gli anni, però anche lì ci sono le sentinelle che definiscono se c'è la variante, come è successa nella viaria di quando è stato, di 5 anni fa, 6 anni fa, che era la variante H6N5, che il vaccino antinfluenzale classico non la copriva, per cui c'è stato
una grande quantità di influenze, e c'è stata anche la mortalità da influenza, da H5N6, la H6N5, certo, scusate, certo, la famosa variante aviaria. Quindi, e perché il Covid dovrebbe essere differente e perché ne dovremmo avere più paura? Io credo molto nella scienza, nella capacità di ricerca dei nostri biologi, virologi, diciamo così, di quelli che sono in grado di isolare e verificare che tipo di virus è in gioco e rapidamente dare comunicazione a tutti di che cosa sta accadendo e di che cosa è meglio fare per affrontare quella bestia. Senti, ma tu consiglieresti, perché qui c'è anche un dibattito, no? Ma i giovani che abbiamo visto contraggono magari il virus ma rimangono semplicemente positivi, la mortalità nel mondo giovanile sino a 30 anni è pari a zero. Quello è un altro discorso. Si domanda, ma è logico vaccinare visto che il beneficio in questo caso è minore del rischio? Dunque tu rientri in quello che vai cercando, che si chiama immunità di gregge, ma l'immunità di gregge non è cittadina, regionale, nazionale, deve essere mondiale, perché è inutile che noi vacciniamo i nostri ragazzi, certo ha una sua utilità e in questo modo limitiamo la trasmissione del virus e quindi limitiamo i contagi. E questo è importante, perché prima la malattia viene sempre attraverso il contagio di un virus che uno prende perché un vicino ce l'aveva il virus, no? Come il raffreddore, come l'influenza, tanto sono virus dell'apparato respiratorio, quindi si trasmettono con l'aerosol. E quindi l'immunità di gregge è utile, però non ti salvaguardia dal fatto che in Africa, dove non hanno i soldi per vaccinarsi, il contagio si diffonde e si creano varianti sempre più cattive. Cioè tu dici l'immunità di gregge dovrebbe essere mondiale, quindi dovremmo vaccinare tutti. Dovrebbe essere mondiale, certo. In attesa almeno po' egoisti, uno dice vabbè, tanto salvaguardiamoci noi e poi cerchiamo di non andare in giro per il mondo, ma è difficile. Questa è una limitazione anche è molto difficile non andare in giro per il mondo e impedire al mondo di venire in Italia, no? Perché dopo ci sono le superiori ragioni economiche. Basta vedere quanto facciamo difficoltà a regolare i flussi migratori. È quello, tanto il virus cammina sulle gambe dell'uomo e quindi non c'è verso. Comunque io quello che mi sento di dire è un messaggio di grande speranza. Vedo tranquillamente la luce, ormai vedo che il tunnel è terminato, però ecco, bisogna in qualche modo, come ho sempre detto più volte anche in questa trasmissione, che venga istituito un servizio di sentinella che sia in grado di percepire precocemente che cosa accade, che tipo di malattia respiratoria è in gioco e che virus la sta causando. Solo quando noi avremo questo sistema di sentinelle, che può essere solo a partenza dai medici di famiglia, perché sono quelli che sono i primi chiamati quando c'è una febbre a intervenire in loco e che dovrebbero appunto in qualche modo, magari random e non a tutti, comunque effettuare tamponi per vedere che bestia è in gioco in quel primo tratto respiratorio ammalato, e allora tutto è più facile, tutto è più breve, tutto circola di meno e quindi tutto dura meno e comunque le malattie saranno sempre meno gravi, ma non pensiamo che non ci saranno più, perché allora saremo dei poveri illusi.
Ah, certo, cioè, questo, quest'idea che limitando magari i nostri movimenti, le nostre libertà o quant'altro possa farci sperare o illuderci di conquistare la vita eterna, beh, questo è sicuramente è una cosa impensabile. Siamo realisti, se possiamo non morire di Covid, come realtà, adesso parliamoci chiaramente Paolo, l'indice di mortalità in Italia per Covid o con Covid, perché poi bisognerà scremare anche tutti coloro che sono stati iscritti nell'albo dei deceduti per Covid, ma magari sono deceduti per altre malattie, erano semplicemente positivi al Covid, è pari allo 0,14%, cioè poco più di un'influenza stagionale. Dai, io la vedo in questa maniera. Adesso è vero che il Covid un po' di più, però siamo lì un po' di più dell'influenza stagionale. Un po' di più dell'influenza stagionale, quindi basterebbe uno sforzo anche dal punto di vista medico per ricondurre questo Covid a non essere più quel mostro che siamo abituati a combattere. Senti, ma questo è pure è una storia che va affrontata e in qualche maniera da te vorrei una risposta, perché abbiamo sentito dall'AIFA, poi l'agenzia italiana del farmaco, dire che per confermare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini si deve aspettare il dicembre 2023. Questo un po' mi ha preoccupato. Che significa dobbiamo aspettare 2 anni per sapere se questi vaccini sono efficaci? Ma sono efficaci, se no non li somministreremo. Forse la sperimentazione totale implica anche questo lasso di tempo maggiore? Dunque, il punto è che la natura guarisce tanto da sola, indipendentemente dai vaccini o dagli antibiotici. E questo noi lo dobbiamo sempre tenere presente quando giudichiamo l'efficacia di un farmaco, l'efficacia di un vaccino. Per la fretta e quindi per la sperimentazione non è stato fatto per i vaccini un test in doppio cieco confrontandoli con il placebo, cioè con la finta iniezione. Perché sì, la finta iniezione di un placebo e non del vaccino genera, innesca quel meccanismo psicologico che può da solo portare a guarigione, portare a miglioramento o portare a non prendere l'infezione. Questa sperimentazione non è stata fatta perché i vaccini andavano di fretta, tutti li volevano e quindi il modo per introdurli e per parlarne di efficacia era di trattare. Sono state trattate 20-30 mila persone, perché quello è stato in fase 3 il trattamento, e poi queste 30 mila persone mandarle nel mondo e verificare se si ammalavano di più o di meno di chi non aveva fatto nessun trattamento. Ma non era un confronto con un placebo, era valutare se la popolazione che aveva fatto l'iniezione aveva meno incidenza di malattia della popolazione che non aveva fatto niente. Tant'è che quando parlavano di efficacia dicevano è efficace al 95%, che voleva dire? Voleva dire che dei 100 persone che avevano fatto il vaccino solo 5 si erano ammalate contro il 40, adesso non mi ricordo i numeri di preciso, dico un numero per dire che non aveva fatto niente. Quindi se non facevi niente, 40 volte su 100 ti ammalavi, se facevi il vaccino ti ammalavi solo 5 volte su 100, rimanendo in un ambiente dove la possibilità di contagio era uguale sia a quelli che avevano fatto l'iniezione sia a quelli che non avevano fatto niente. Quindi questo è stato il criterio con cui si è parlato di efficacia, ma non di superiorità rispetto al placebo. Ah, ho capito. Ma è stata fatta anche la divisione per fasce d'età, perché magari la facilità con cui uno si ammala per il vaccino. 40.000 persone, questa non è stata fatta. Tant'è che è successo quello, l'AstraZeneca l'aveva fatta solo in fasce di età fino
a 50-60, quindi hanno detto no, non la consigliamo per chi c'ha più di 60 inizialmente, ma perché non c'era la sperimentazione di questo tipo che ho detto. La Pfizer aveva sperimentato a partire da 20 anni, tant'è che adesso si sono detti ma da 12 a 18 è efficace lo stesso, e hanno fatto lo stesso lavoro, non un confronto col placebo, ma tra i 18-18 anni, dai 12 ai 18 anni, hanno verificato chi se faceva il vaccino non si ammalava. Qui però il punto è che se tu vai su una categoria di persone che ha un basso grado di ammalarsi, di a priori la probabilità di ammalarsi è bassa, e forse 30.000 non bastano, ce ne vogliono 1 milione, 2 milioni, così come poi noi abbiamo verificato per gli effetti avversi. Su 40.000 trattati effetti avversi nessuno, ma quando poi l'hai distribuito il vaccino su milioni di persone ti sei accorto di quella brutta complicanza che è la trombosi del seno cavernoso del cervello, che tuttora c'è. Perché una cosa che purtroppo io non condivido con questo modo di fare, sì, è che si vuole dire il vaccino è l'unica salvezza, vaccinatevi, non c'è nessun problema, non c'è nessun pericolo. Il pericolo c'è, perché anche adesso che stanno vaccinando i giovani con l'AstraZeneca, perché questa AstraZeneca era rimasta indietro e quindi Figliuolo ha voluto dare la spallata dando l'AstraZeneca da 12 a 18 anni o 20 anni a tutti i giovani, l'incidenza di trombosi del seno venoso cerebrale è salita. Ci sono casi drammatici in Liguria, per esempio, ma nessuno lo dice. Perché non lo dice nessuno? Perché hanno paura di spaventare. Capito? È informazione a senso unico. Bisogna vaccinarsi. Io invece penso che l'informazione, l'ho sempre detto, deve essere a doppio senso. A chiunque dirò sempre è meglio che ti vaccini. E se quello mi dice e se mi fa male, è possibile che ti faccia male, ma ti farà molto più male la malattia se la prendi. Perché è questo che tu gli devi dire. Però nascondere che queste trombosi strane con abbassamento di piastrine ci sono. Tra l'altro noi come Dematep abbiamo seguito un caso a Milano di una signora che era venuta a conoscenza delle nostre teleassistenze e che aveva questa trombosi, aveva una coagulazione intravascolare disseminata e ci ha chiamato. E noi l'abbiamo seguita e ne è uscita fuori per fortuna con il cortisone e con l'anticoagulante non eparinico, perché poi il dramma è che l'eparina queste forme di trombosi trombocitopeniche le aggrava, come è successo. Ah, sì? Al militare. Quindi ci sono altri anticoagulanti non eparinici che invece sono sono consigliabili. Aiutano, però la cosa migliore, perché è una forma allergica, utilizzare immunoglobuline umane non specifiche, ma iniezioni di immunoglobuline, come si fa per la trombocitopenia autoimmune o come si fa per il Guillain-Barré, per queste malattie su base anticorpale. Per queste immunoglobuline legano gli anticorpi e quindi le forme allergiche risolvono velocemente. Cortisone, immunoglobuline, cortisone, immunoglobuline e anticoagulanti non eparinici. Questa è la terapia delle forme di trombosi trombocitopenica indotta dal vaccino. Sentiamo se è per noi. Pronto? Sì, buonasera direttore, buonasera a te e al dottor Morosini. Allora, sta parlando di trombosi a raffica. No, a raffica no. Va bene, comunque. No, sono intervenuto. Di casi di trombosi, non di trombosi. Che è in terapia intensiva, che anch'io lo so, perché anch'io seguo la TV e seguo anche i vari virologi in radio, non in TV. Però dire che ci sono le trombosi, dove sono tutte queste trombosi? Me lo spiega meglio, dottor professor
Non lo sento. Va bene. Va bene, adesso lo sentiamo. Ma l'ho ascoltato più volte, l'ho ascoltato sempre da te, sempre. Sì, certo, ogni tanto lo intervistiamo e volentieri, perché oltre ad essere un amico è anche un bravo professionista. Allora, ok, a parte l'amico, sono intervenuto per dire trombosi, ma bisogna dire le cose come stanno. Poi, se qualcosa verrà appurato, che qualcuno di noi morirà a causa del vaccino, ok, però buttarla così, dirla come l'ha detto 4 minuti fa. No, adesso lo specifichiamo, però io l'ho capita molto bene, non l'ha detta come la dici tu. Comunque. Allora io ho capito male. Va bene, adesso sentiamo di nuovo Morosini, così ti chiarisce ancora meglio. Grazie a te, perché se l'hai capita così, naturalmente magari come te l'hanno capita altri. E allora sfatiamo questa idea un po' da terrore. Ci si muore a gogo di trombosi se uno si vaccina. E in realtà non è così, Paolo. No, la complicanza del vaccino su base trombotica è rara, non è una cosa frequente e non è che ci vuole perché uno fa la trombosi dopo che ha fatto il vaccino, ma negare che questo accade è un assurdo, perché se tu vuoi dare l'informazione la devi dare completa, cioè è come dire quel farmaco ha determinati effetti collaterali, non è detto che li dia sempre, li dà in rarità, ma li dà, quindi tu devi dirglielo a chi prende un farmaco, guarda che può succedere questo. Le trombosi purtroppo succedono raramente in una fascia di età giovanile e preferenzialmente in donne, e questo è quello che si sa. Perché si formano queste trombosi? È perché frammenti del vettore virale adenovirus dei vaccini che usano il vettore virale, quindi un secondo virus dove dentro è immesso l'RNA Covid, questi frammenti determinano una reazione allergica, per cui si formano anticorpi contro questi frammenti che hanno un'azione di aggregazione delle piastrine, per cui si ha il trombo con piastrinopenia, cioè nel sangue le piastrine scendono. Scendono perché si aggregano? Perché si consumano. Facendo il trombo. Ecco. Ed è lo stesso meccanismo con cui si muore di Covid-19, il grosso della morte dei Covid era dovuto, e tutti ormai lo sanno, alle trombosi che aumentano di incidenza in chi ha infezione da Covid e soprattutto alla coagulazione intravascolare disseminata in fase terminale e soprattutto a livello polmonare. Vediamo se è per noi, pronto? Piero, serio. Dimmi. Io spero di aver capito bene, sintetizzo e semplifico secondo come l'ho capito io. Allora, intanto la percentuale di effetti positivi è il 95% ed eventualmente effetti collaterali in 5%. Poi è stato detto che fatta una statistica su 40.000 persone è stati zero effetti collaterali, compresa la trombosi. Se poi siamo passati a milioni di pazienti, e allora qualcosina è scappato fuori, perché ovviamente non si trattava più di 40.000, ma di 2, 3, 4, 10 milioni di persone, come in Inghilterra mi pare era verso 20 milioni, se non erro, o 30 addirittura. È questo che ho capito bene, oppure c'è ancora qualcosa che mi sfugge? Benissimo, hai capito benissimo. È il discorso per dire quant'è efficace un farmaco, se la probabilità di avere l'effetto collaterale o la malattia è bassa, per dire che il farmaco è efficace deve testare milioni di persone. Se la possibilità di avere effetti positivi, benefici, è invece alta, basta 30-40 mila persone per giudicare l'efficacia del farmaco. Quindi quando tu fai la prima sperimentazione dei vaccini, la fai su 40.000 persone e non ti accorgi di effetti collaterali rari,
e vedi quando poi usi il vaccino in milioni di persone. Hai capito benissimo. Certo, certo, questo era chiaro. Benissimo Paolo, entriamo in una fase sanitaria politica, perché tu sai che hanno fatto questioni pure nel mondo politico sulle aperture, addirittura quando il 26 aprile si era deciso di allargare un po' le maglie e quindi di permettere l'apertura dei ristoranti magari nei giorni, durante il giorno, all'aperto magari, oppure di prolungare nelle ore serali appunto il coprifuoco. E qualcuno tipo Galli, Crisante hanno detto vedrete la pagheremo cara, come hanno detto che ci sarà delle conseguenze disastrose dopo quella festa che c'è stata a Milano al Duomo degli interisti che in 30.000 si sono riversati nella piazza del Duomo per festeggiare lo scudetto, però tutto questo non è, tutto questi disastri non, è, non sono accaduti e adesso si comincia a rivedere, hanno toppato la grande, tanto che non hanno preso in considerazione la stagionalità, perché l'anno scorso a maggio venuti fuori dal lockdown nessuno più si ammalava, cioè era un dato di fatto, eppure il vaccino non l'avevano fatto, no? Quindi c'è una componente ambientale, sociale, perché la malattia si è sviluppata nelle categorie deboli, i poveri, gli emarginati, i neri, per esempio i neri sono più suscettibili alla malattia grave, quindi ci sono una serie di componenti che non è tutto riconducibile al virus malattia, perché si ammala chi ha dei fattori predisponenti ad ammalarsi. È lo stesso concetto che non tutti morivano di peste, no? È vero, è vero. Pur non avendo meccanismi di difesa, se non quelli della pulizia, di bruciare. Era qualcuno che sopravviveva, quindi questa componente personale che rende la medicina probabilistica non certa, questo è il punto aspetto, non c'è niente di certo in medicina, c'è solo le probabilità. Allora significa che se ci sono 100 persone che bevono un'acqua che è contaminata dal colera, 99 si ammalano, ma uno non si ammala, cioè, pur avendo introdotto il vibrione del colera nel proprio corpo, lui non si ammala. Perché? Perché ci sono delle variabili che favoriscono la malattia e variabili che invece sono in grado di debellarla senza l'aiuto di niente, posto il discorso del placebo, no? Quindi per valutare bene l'efficacia di una cosa. E questo è estremamente importante e va chiarito, quindi cominciare a dire siccome sono stati vicini, siccome si sono alitati in faccia, moriranno tutti, si ammaleranno tutti, è stata una grande toppata, perché in questo momento, come è successo l'anno scorso, la situazione va scemando, però l'anno scorso poi si è abusato della libertà che si è data e la malattia ha ripreso più cattiva di prima. Col vaccino noi speriamo che questo non accada. Certo, però è naturalmente legato alla stagionalità, perché se possiamo riprendere la vita normale, dice adesso nel periodo estivo, soprattutto con questi cali dei ricoveri, cali dei positivi, cali delle, dei malati, anche se non è dovuto anche al fatto, non solo l'RNA è una sostanza che si distrugge con estrema facilità, appunto. No, appunto, cioè perché dice grazie alla vaccinazione, però grazie anche alla stagione che cambia, diciamoci chiaramente, come è successo anche l'anno scorso. Ecco, allora sino a quando noi, cioè, ti sembra logico ancora portare le mascherine sul volto andando in giro all'aperto? Onestamente non lo so, io me la incomincio a dimenticare, perché bene, bravo anche sono vaccinato, però fa caldo, mi salgo di vapori, mi appannano gli occhiali, rendono la vita impossibile, queste mascherine tendo a non portarla, ma tendo a dimenticarmene, non a non portarle, però non lo so, guarda, non lo so.
Non lo so. Vabbè. Solo l'esperienza e il tempo ci insegnerà e ci farà capire cosa dobbiamo fare. L'ultima domanda prima di lasciarti, caro Paolo, ringraziandoti vivamente della tua presenza e collaborazione nell'affrontare questi argomenti. Cioè, tu hai visto che adesso ha ripreso vigore l'ipotesi che questo Covid, questo vaccino, questo SARS-CoV-2 sia di origine di laboratorio, cioè che si sia per un incidente, per quant'altro, originato in un laboratorio cinese della provincia di Wuhan, e quindi mettendo in dubbio la origine naturale di questo virus. Io mi ricordo che l'anno scorso, quando era nata questa ipotesi, tu eri molto scettico sulla questione del vaccino costruito in laboratorio, oppure magari che il laboratorio era stato sempre questo vaccino, sì, questo virus costruito, no. No, no, magari manipolato in laboratorio proveniente dal pipistrello. Lab leak, cioè una dispersione all'interno del laboratorio di un virus. Ecco. No, sì, sì, manipolato è un termine un po' troppo forte e soprattutto è diverso da quello che... Uno sgocciolamento del virus al di fuori delle cappe di protezione, ecco. Questo è il concetto. Quindi è sempre una lotta questa geopolitica, oppure può essere verosimile? Io tu penso, dici te, che ne so, perché io non voglio essere un cospiratore, no, perché non è nella tua natura. Se uno dovesse dire la velocità con cui hanno sintetizzato il vaccino, significa che loro già conoscevano anche su questo si può dire, anche su questo si dice appunto che la Cina già stava preparando il vaccino prima ancora che questo virus facesse comparsa in Europa, vero? È vero, si dice anche questo. Quindi voglio dire, se dovessimo ragionare solo per sospetti o per cospirazioni, non so dove andiamo a finire, non lo so. Io credo che forse una perdita è possibile, ma la costruzione di un virus letale, non lo so, non ci credo, non ci voglio credere. Ecco, diciamo non ci vogliamo credere, se no ci mettiamo ancora più spavento. Pronto? Scusa Sergio, dato che c'è un medico vorrei un chiarimento una volta per tutte. È vero, perlomeno io le informazioni che ho sono queste da molto tempo. È vero oppure è un'esagerazione che portare troppo la mascherina stimola e fa venire l'acidosi? Punto di domanda, grazie. Grazie a te, grazie a te. È vero, sì, però ecco, non è che sia una cosa grave, perché tu respiri l'anidride carbonica che emetti, quindi sarebbe buona norma non mettere la mascherina se si corre, perché a quel punto l'anidride carbonica che reintroduci dentro i polmoni è molta di più. Quindi se tu reintroduci anidride carbonica è chiaro che c'hai un'acidosi respiratoria. Benissimo, e senti Paolo, sono stato sempre curioso di sapere, ma abbiamo nello stesso tempo in cui siamo andati avanti con i vaccini e con lo studio dei vaccini, abbiamo anche messo in campo dei farmaci che possono coadiuvare o comunque aiutarci ad affrontare il Covid senza ricorrere magari alla vaccinazione, o comunque dei farmaci che ci possono aiutare qualora ci ammalassimo? Dunque, l'unico farmaco che funziona è l'anticorpo monoclonale. Quello funziona veramente, ma lo devi somministrare nei primi 2 o 3 giorni di febbre. Se tardi a somministrarlo, poi non funziona più. E in ogni caso impedisce la malattia grave. Non è che non c'è un antivirale, non c'è qualcosa che ammazza il virus. Quindi l'anticorpo monoclonale è una terapia efficace fatta precocemente, ne abbiamo già parlato altre volte pure, nei primi 2 o 3 giorni, quindi non era quella terapia che salvava tutti, ma sicuramente salva le persone che lo fanno precocemente ai primi sintomi. Però è un concetto come quello è un anticorpo anti-spike, prodotto in laboratorio e iniettato nel corpo umano.
È la stessa cosa del vaccino, quando ti dico non è un vaccino, è una terapia. Tu fai sintetizzare l'anticorpo al corpo umano della persona in modo da evitare che la malattia sia grave. E quindi diciamo che tu puoi far sintetizzare in laboratorio l'anticorpo e iniettarlo nel corpo umano, e questo funziona nei primi giorni che c'è la febbre alta, oppure puoi far sintetizzare l'anticorpo in una persona non malata, perché una persona malata, se tu aspetti i 20 giorni che sviluppa l'anticorpo, fa in tempo a fare la polmonite, e quindi è una malattia grave. Certo. E io dovrei fare richiamo a AstraZeneca il 4 luglio, perché l'ho fatto mi sembra il 17 aprile. E la cosa strana, Paola, è che quando mi sono fatto la vaccinazione anti-influenzale, quella che per la mia età faccio ormai da diversi anni, anche quando stavo a lavorare al laboratorio analisi o in istologia ad Ancona, è che non avvertivo nulla. Con questa AstraZeneca, o comunque con questo vaccino, io ho sentito, ma tutti, non se ne è scampato uno, che non abbia avvertito qualche cosa, una stranezza, un po' di spossatezza il giorno dopo, qualcuno la febbre, qualcuno qualche dolore muscolare, cioè, ma sono vaccini un po' più potenti di quello classico, eppure parliamo, come tu dicevi prima, di un Covid un pochettino più aggressivo rispetto al coronavirus stagionale e quindi riconducibile a un'influenza stagionale con un'aggressività maggiore. Però il vaccino non dovrebbe, perché ha questo effetto diverso? Ti dà un virus anche lui, eh? Ah, ecco, è quello lì. È un virus attenuato. Il vaccino AstraZeneca, Johnson Johnson, Sputnik e quant'altro, te ne inietta due di virus, uno che serve come trasportatore del virus Covid attenuato e uno è il trasportatore che è un adenovirus. Quindi che tu possa avere una sintomatologia simile influenzale ci sta tutta. Io pure, se ho fatto il Pfizer, ho avuto una risposta febbrile dopo 12 ore dalla seconda dose, dal richiamo. Ah, il richiamo ti ha dato un po' di febbre. Un po' di febbre, sì. Però adesso non ho sentito niente, non ha fatto niente. Certo. Benissimo, c'è un po' di ricatto dal punto di vista dell'obbligatorietà che non c'è in Italia sulla vaccinazione, a meno che non parliamo della categoria dei sanitari. Dice, vabbè, tu sei libero di non vaccinarti, però noi non ti diamo il Green Pass e la tua libertà di movimento è un pochettino un po'... Ma non è neanche vero questo, no. Tu non sei libero, però se ti vuoi muovere devi fare il tampone due giorni prima di andare nel posto dove devi andare e poi ti devi rifare il tampone per tornare nel posto da dove sei venuto. Quindi non è vero che non si muovono le persone, ma devono fare i tamponi. Però per cui un ragazzo dice, io per evitare queste limitazioni mi vaccino, perché magari loro dicono meglio, e poi c'è anche la barzelletta adesso a proposito di trombosi, la dico proprio per ridurre estemperare questo clima. I ragazzi vogliono camminare, vogliono viaggiare, se vogliono muovere sono disponibili ad affrontare un rischio e si vaccinano, questo è un dato di fatto, corrono a vaccinarsi proprio perché vogliono sentirsi liberi. Non gli piace stare rinchiusi in casa. Dopodiché c'è la barzelletta che dice, ma anche i vecchi si vaccinano e vogliono l'AstraZeneca, perché tu con l'AstraZeneca trombi. La barzelletta, ho capito, benissimo, 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 è carino, anche loro una specie di Viagra, dai. Non peraltro AstraZeneca mi sembra che sia stata, è lo stesso il Viagra, mi dicevo, no? La cassa farmaceutica, la cassa che ha sperimentato di ricerca della trombosi, di trombi, ecco, sono nate tante barzellette. E poi noi su questo siamo insuperabili, noi italiani, a fare le battute ironiche, vignettiste. È una cosa drammatica.
Ti ringrazio con questo sorriso, diciamo così, che ci hai strappato. Ti salutiamo e ti auguriamo una felice serata, Paolo. E grazie di essere stato con noi. Buonasera a tutti. Ci vediamo, grazie.